Scopri e condividi 4 chiacchiere sul benessere con Fabio Gelmetti. Sapevi che sei dotato di una centralina? Infatti il nostro corpo manda segnali e credo che tu ne abbia sentito parlare. Questi segnali, che se stiamo attenti e li raccogliamo, ci indirizzano verso un benessere magari migliore di quello che abbiamo. Ci parlerà oggi nel podcast di questa centralina, di questi segnali del corpo, il nostro dottor Giorgio De Simone. Sarà un podcast pieno di segnali. Ascolta attentamente. Allora Giorgio, oggi parleremo di sensori nel nostro corpo, come una centralina elettronica. Sì, sì, anche il nostro corpo ha diversi tipi di sensori che sono in grado poi di darci informazioni su quello che succede intorno a noi nell'ambiente e quello che succede all'interno del nostro corpo, quindi ci danno informazioni sia sullo stato interno del nostro corpo che su quello che succede all'esterno. Per dare, diciamo, per capirci meglio, quelli che ci danno informazioni sull'ambiente esterno sono gli analizzatori dei sensi, quindi la vista, l'udito, il gusto, l'olfatto, il tatto, cioè diciamo questi organi di senso che più o meno sono conosciuti a tutti noi e che e grazie ai quali assumiamo informazioni e quindi poi modifichiamo il nostro comportamento motorio di conseguenza. Cioè se stiamo camminando e vediamo che qualcuno ci sta venendo incontro, diciamo cambiamo strada per non entrare in collisione. E questo è un esempio, diciamo, banale, magari basilare. Al pari di questi abbiamo dei sensori che sono come se fossero gli occhi e le orecchie che sono all'interno del nostro corpo e che quindi ci danno informazioni sulle sensazioni che noi sentiamo, quindi sullo stato di contrazione o di rilassamento del tessuto muscolare, sul dolore, cioè informazioni nocicettive, quindi sul dolore oppure sulla posizione del nostro corpo nell'ambiente, quindi che sono tutte informazioni importanti per innanzitutto per mantenere un equilibrio con noi stessi e per mantenere un equilibrio con l'ambiente, quindi diciamo imparare a conoscerli e imparare ad utilizzare queste informazioni è fondamentale. Per cui sai che a me piace sempre semplificare, anche se devo dire che tu parli molto semplice, per capirci, perché uno potrebbe pensare sensori, magari no, al fatto spirituale, il fatto qua, e invece è proprio meccanica, cioè comunque il nostro corpo ha bisogno di sapere dov'è. A me è capitato di vedere delle persone che a volte per mettersi una crema, provare qualcosa, fanno un po' fatica a trovarsi, no? Non sono abituati a sapere dove sono. Sembra una cosa banale, ma in effetti questo può accadere. Non è. Esatto, diciamo che per rendere più semplice il concetto, immaginiamo come funziona un climatizzatore. Cioè, noi impostiamo il climatizzatore e diciamo che ha una temperatura, non lo so, di 25 gradi, quando all'esterno ci sono 30 gradi. Allora, che cosa succede? Il climatizzatore funzionerà e cercherà di abbassare la temperatura finché non arriva a 25 gradi. Chiaramente poi ci sta un termometro, comunque un sensore, che informa che la temperatura è arrivata a 25 gradi e quindi stacca, diciamo, e non funziona più. Allo stesso modo, all'interno del nostro corpo ci sono dei sensori veri e propri che ci danno diversi tipi di informazioni. Cioè, quando arriva il livello soglia, per esempio, del dolore, inviano dei segnali per dire, oh, fa male. Quando inviano informazioni, per esempio, sullo stato di tensione del muscolo, cioè di quanto si sta allungando o di quanto si sta contraendo, per dare informazioni all'organismo di quanto si deve fermare, oppure se deve mandare un impulso più forte, più debole. Spesso questi meccanismi sono automatizzati, cioè sono dei meccanismi riflessi che non passano per il controllo nervoso centrale, cioè non sono meccanismi volontari. Non voglio entrare troppo nel complicato, però nonostante non siano meccanismi volontari, cioè che non sono cioè noi volontariamente, non è che noi volontariamente decidiamo che quel meccanismo riflesso si verifichi, però possono essere allenati, cioè possiamo aumentare la loro efficienza, cioè possiamo fare in modo che questi meccanismi riflessi si verificano nel momento opportuno
e nelle modalità opportune. Per capirci, se io faccio attività fisica e vado alla ricerca di la consapevolezza di dire non è che tiro solo perché così il mio muscoletto diventa robusto, ma cercare anche un'attività fisica che magari mi dia più abilità nel trovarmi, insomma, cioè ne parlavamo credo una puntata del fatto del saltare, no? Cioè quando devo saltare non riesco più a saltare perché ho perso la capacità di farlo. Sì, probabilmente è così tanto tempo che non lo fai che nella tua testa c'è ancora quel pattern motorio di quando avevi 20 anni, che avevi un altro tipo di fisico, e quindi tu invierai un impulso che il tuo organismo non può, come dire, è un output che non può avvenire. Cioè il tuo organismo, cioè se tu c'è un pattern motorio che dove praticamente c'è scritto in questo programma motorio i muscoli che devono essere attivati, in che sequenza motoria, tutta una serie di indicazioni per far sì che il movimento avvenga nel modo giusto. Se questi comandi non sono, come dire, adattati alla tua persona, ma sono ancora quelli di quando avevi 20 anni, non avviene, ti fai male, perché pensi di saltare un metro, invece salti 20 centimetri e cadi nel burrone, diciamo così. Esatto, per cui stare attenti, è una cosa comunque interessante, credo, per chi ci sta ascoltando e ci ascolterà, sul fatto di magari mi viene voglia di andare a fare una corsa o qualcosa e sono a zero da anni. Occhio, perché appunto il nostro corpo non è abituato a gestire questo, non è più abituato a gestire questa cosa. Semplicemente, allora, adesso chiaramente il discorso è molto più ampio ed è comunque molto personalizzato ad ognuno, quindi diventa difficile fare una regola generale. Però la cosa importante è, in qualsiasi tipo di allenamento che si faccia, può essere il crossfit, può essere l'allenamento con i pesi normale o la classica camminata, o qualsiasi tipo di esercizio di attività motoria che si faccia, imparare a sentire il proprio corpo, cioè nel senso, nel momento in cui si fa quel movimento, che sensazioni si provano. E questo fa parte di quella grande famiglia di esercizi che sono quelli senso-percettivi e propriocettivi, cioè esattamente quelli volti a imparare a conoscere il nostro corpo e quindi ad analizzarlo. Ok, cioè perché questo è un bel messaggio, no? Cioè uno dice, ma ormai ho una certa età e non posso più fare quelle cose. Quando invece, va bene, non hai 20 anni, però attenzione, devi riallenare, riattivare questi sensori in modo che ti aiutino nel limite del possibile. Certo, se a 20 anni facevo delle cose, magari adesso ne ho 60, non posso fare quello che ne avevo 20. Però non è detto che sia azzerato tutto, cioè posso recuperare, e grazie proprio a quello che... La cosa importante dei sensori, chiamiamoli così, anche se è un termine un po' improprio, è che ti danno consapevolezza di quello che puoi o non puoi fare. Quindi è chiaro che una persona ad 80 anni non potrà fare quello che fa una persona di 20 anni, però probabilmente quella persona di 80 anni, se non ha piena consapevolezza di quello che può fare, farà ancora di meno di quello che può fare, ok? Quindi allenare propriocettivamente il proprio corpo, che si tratta di fare esercizi anche che magari nella mentalità comune sono riconducibili alla ginnastica posturale, diciamo così. Anche lo stretching può essere un buon esercizio propriocettivo. Poi ne parliamo di stretching. Poi ne parliamo. Sono fondamentali perché ti fanno prendere coscienza del io non posso fare un passo così lungo perché il mio organismo non ce la fa, cioè la mia articolazione non si estende più così tanto. Però magari posso fare in quest'altro modo, cioè ti riesci a creare nuove strategie perché sai, conosci il tuo organismo e sai anche quindi a quel punto cosa devi allenare di più e cosa devi allenare di meno. Sì, sì, quindi, per dire, alla conoscenza. È un po', Giorgio, ricollegare la testa con il corpo. Sì, bravo, sì, esatto. Cioè far ritornare un tutt'uno, cioè nel senso... imparare ad ascoltare il proprio corpo senza guardarlo, quindi ad occhi chiusi, cioè nel senso, molte persone che io seguo, se chiudono gli occhi e gli faccio muovere un arto, non si rendono conto di dove sta quell'arto. Cioè se io ad occhi chiusi ti dicessi porta il braccio, sollevi il braccio a 90 gradi,
molte persone ad occhi chiusi non lo fanno, cioè magari lo alzano di più o lo alzano di meno, perché non hanno contezza, cioè quei sensori non funzionano più bene, quindi non riescono a dargli l'informazione giusta di dove sta il loro braccio nello spazio. Ed è una cosa che è assurda, cioè nel senso, è chiaro che una persona che non riesce a rendersi conto di come si muove, di dove sono posizionati i propri segmenti corporei nello spazio, è predisposto ad infortuni, perché non giova niente che ti fai male. Sì, anche perché se magari prendi l'aria in corpo e dici salto quel piccolo ostacolo che magari è alto così, però non sai, hai perso la coordinazione, per così dire, l'abitudine e la coordinazione. No, per cui diciamo, la coordinazione ha a che fare con il controllo motorio, quindi diciamo che la coordinazione si serve dei sensori appunto per coordinare poi il movimento. Se i sensori non funzionano bene, non riesci ad organizzare nella maniera giusta il movimento per far sì che poi l'azione sia espletata efficacemente. Per cui la palestra diventa veramente, cioè questo si è sempre detto, però mi è ancora più chiaro perché non serva, cioè ok, miglioriamo la tonicità, miglioriamo questo, perdiamo un po' di peso, ma in realtà ti aiuta a riposizionarti nella tua giornata, cioè riscopri un po' dove hai tutti i tuoi pezzi, per così dire. Se fatta bene, è l'istruttore, oltre ad essere semplicemente un istruttore fisico, cioè bisogna fare educazione fisica, cioè bisogna educare al movimento e insegnare alla persona perché si sta muovendo in questo modo o perché si sta muovendo nella maniera sbagliata, e quindi rieducarlo a un movimento giusto e consapevole, in maniera tale che poi quella persona non deve dipendere da me che sono l'istruttore, ma deve diventare autonoma nelle sue funzioni, perché impara, cioè come se gli facessi leggere il suo libretto di istruzioni, e quindi poi capisce come deve utilizzare il suo corpo e quindi riesce a usarlo bene. Scusa un secondo, Fabio, attacco un attimo la spina perché sennò si spegne il computer. Ah, vai, intanto tengo occupate. No, beh, ci tenevo a dire che questo, stiamo parlando di sensori, no? Giorgio mi ha detto, cioè, ovviamente è un po' improprio il termine sensori, ovviamente lui è accademico, la parola più sensori serve a me, cioè per capire la sensibilità, no? Cioè magari devo, io raccontavo, lo ridico, sono un po' ridondante, però devo fare un salto e la mia testa magari una parte dice sì, lo puoi fare perché l'hai sempre fatto, e l'altra parte dice no, occhio, perché non sappiamo com'è. E a volte uno poi si lancia perché pensa lo faceva a 20 anni, lo posso fare anche a 40, lo posso fare a 50, e poi si fanno male. Questa cosa è un esempio che possiamo andare a interpretare su tante cose, cioè vado in palestra, il famoso errore della prima giornata, no? Spacco il mondo perché cavolo sto bene, e il giorno dopo non parlo neanche più. Esatto. Quindi diciamo uno, giusto per dare un focus sull'allenamento propriocettivo o su uno degli organi secondo me più importanti a livello propriocettivo che ci sono nell'organismo umano, sono i piedi. Cioè i piedi sono uno degli organi di senso più importanti che ci siano e che ci danno più informazioni di tutti quanti, tant'è vero che per questo le calzature sono molto importanti pure, e inficiano a volte, creano molte problematiche. Quindi diciamo fare un allenamento propriocettivo sui piedi, cioè risensibilizzare il piede alle superfici dure, alle superfici morbide, alle varie parti del piede, renderci conto se noi abbiamo un piede piatto, cavo, supinato, pronato, eccetera. È molto importante perché poi siccome noi poggiamo su due piedi e quando ci muoviamo su due piedi, le prime informazioni dell'ambiente vengono proprio dai piedi, quindi in base alle informazioni che ci vengono dai piedi tutto l'organismo, attraverso quei meccanismi che vi ho detto che sono riflessi, quindi voi non lo potete decidere, cioè a meno che voi non educate il piede a rispondere nella maniera giusta, tutto il resto risponderà nella maniera sbagliata, quindi probabilmente vi può venire il mal di schiena perché camminate male, diciamo così, tra virgolette, ma probabilmente camminate male perché i segnali che derivano dal piede sono alterati, e quindi tutto il resto che sta sopra il piede si può male, le ginocchia, le anche, eccetera, eccetera. Quindi fare un allenamento senso percettivo del piede, secondo me è molto importante. Quindi se andate in palestra, magari andate al vostro istruttore e dite nel riscaldamento fatemi fare un po' di senso percezione
per i piedi. Sì, intanto che parli, Giorgio, mi sposto sotto perché ha iniziato a piovere, fantastico. Ah, okay. Okay. Mi sposto un po', guardiamo qui, altrimenti mi sposto in casa e niente. Andiamo avanti con questo perché siamo ormai qua, vediamo. Abbiamo ancora spazio. A okay. Metà, diciamo, più o meno metà strada. Ok, perfetto. Intanto, per cui, per parlare sempre del discorso dei sensori, che so che è un termine un po' improprio, che cosa possiamo aggiungere? Volevamo anche parlare dello stretching, che comunque può aiutarci anche quello, no? A riabituarci. Allora, lo stretching, diciamo, si collega al discorso dei propriocettori, perché la risposta muscolare allo stretching dipende dai segnali che danno i propriocettori, ok? A parte questo, in linea generale, il fatto di fare stretching, e per stretching intendiamo in questo momento quello che più o meno voi tutti penso intendiate per stretching, cioè assumere una postura in allungamento, diciamo così, e mantenerla per tot secondi, per tot tempo. Chiaramente, fare, per esempio, fate una postura di stretching per allungare il quadricipite, il fatto che voi vi focalizziate sul quadricipite, quindi avvertite la tensione che è di più e di meno rispetto alle volte successive, magari è diversa rispetto all'altra gamba, e tutta una serie di cose che voi potete notare, sicuramente fa aumentare la vostra sensibilità propriocettiva, quindi ai sensori. Detto questo, che cosa succede? Che lo stretching funziona, come vi ho detto, in base alle informazioni che vi danno questi sensori. Siccome, come vi ho detto prima, ci sono dei sensori che vi informano sulla praticamente su quanta tensione si genera nel muscolo, che cosa succede? Che se voi date tanta tensione a quel muscolo, in risposta quel muscolo si rilasserà. E il rilassamento è alla base dello stretching, perché se voi non siete rilassati ma siete contratti, lo stretching non avrà efficacia, cioè non avverrà un allungamento, ma anzi starete opponendo forza, state facendo in realtà un esercizio di forza eccentrica. Quindi è importante capire come funzionano questi propriocettori, più magari che per voi, per l'istruttore che vi farà fare stretching, per capire quale tecnica può essere più appropriata a voi. Anche perché, diciamo, un presupposto generale da fare sullo stretching è che in realtà al momento non c'è nessuna evidenza scientifica che dica che lo stretching faccia bene. Cioè è più, una cosa che tradizionalmente si fa, cioè comunque sono esercizi che vanno a sollecitare anche la mobilità, eccetera, quindi si pensa che faccia bene, ma hanno fatto tanti studi per cercare di trovare correlazioni tra lo stretching e magari l'assenza di infortuni o altre correlazioni di questo tipo, ma non se ne sono trovate. Anzi, addirittura in alcuni casi lo stretching, determinati tipi di stretching, sono correlati a una peggiore prestazione di forza se fatta immediatamente dopo, o un peggior recupero se fatto immediatamente dopo l'allenamento, determinati tipi di stretching. Quindi non si può generalizzare più di tanto, quindi non è sì, fate stretching e va bene, un po' come quando il medico vi dice sì, c'hai il diabete, vai a camminare, cioè non è proprio così, cioè ogni cosa, cioè l'allenamento, il movimento è come un farmaco, perché ha degli effetti sull'organismo in base alle dosi e alle modalità e alle quantità in cui viene somministrato, per cui c'è una correlazione dose risposta, per cui non può essere fatto a casaccio, perché se no non sai poi che cosa ti puoi aspettare, per cui ci vuole un professionista che somministri questo farmaco che è l'attività motoria. Che tu ne parli, cioè se io vado a fare una corsetta che allungo un po' la gamba così è un discorso, invece lo stretching che magari uno va a cercare proprio per un recupero cose è meglio. Cioè, ovviamente deve farlo con un professionista, come diciamo sempre. Sì, esatto. In linea generale, quello che si può dire, che si sa adesso più o meno per certo, anche se sono abbastanza contrastanti le teorie sullo stretching, possiamo, diciamo, racchiuderle la metodica più semplice è quella che conoscete tutti voi, che è quella ideata da Anderson, cioè assume una postura dai 15 ai 30 secondi
e faccio stretching. Poi ci sono le metodiche balistiche o dinamiche, cioè questo di cui abbiamo parlato adesso è lo stretching statico, cioè assumo una posizione e la mantengo nel tempo. Poi c'è uno stretching più dinamico, balistico, che invece prevede un movimento, cioè se io voglio fare stretching per il quadricipite, abbiamo, tu Fabio hai capito più o meno che esercizio si fa di stretching per il quadricipite, cioè la flessione, cioè pieghiamo il ginocchio, come si dice, no? Da in piedi pieghiamo il ginocchio. Lo stretching statico con la mano dietro? Esattamente, esattamente. Lo stretching statico prevede che tu ti metti in quel modo e stai. Lo stretching dinamico prevede che invece tu fai un movimento di flessione e estensione. Flessione ed estensione, ok? Che cosa succede? Che lo stretching statico, in realtà, proprio perché tu stai mantenendo una posizione nel tempo, comprime i vasi capillari e quindi compromette la circolazione sanguigna. E se tu quindi devi fare un allenamento di un qualsiasi tipo, hai bisogno che aumenti la circolazione sanguigna. Quindi fare uno stretching statico prima di un'attività fisica, in realtà è controproducente, non ha senso, diciamo, anche sotto il punto di vista teorico ha poco senso, converrebbe più fare uno stretching dinamico dove quindi c'è un movimento che favorisce la lubrificazione dell'articolazione, favorisce la diciamo la capillarizzazione e quindi l'afflusso sanguigno in quella zona e per cui diciamo una sorta di riscaldamento. Stessa cosa nel recupero, cioè se nel recupero fai stretching e dove dovrebbe arrivare del sangue per togliere gli scarti, diciamo così, che derivano dall'allenamento, tu chiudi le porte e non lo fai arrivare, non è positivo. Il problema è che cosa succede? Che lo stretching statico interferisce con i nocicettori, cioè quei recettori del dolore che noi abbiamo, creando una sorta di effetto anestetizzante. Quindi noi la percezione che abbiamo invece dopo che facciamo stretching è dire ah che bello, dicevo oh, magari il dolore mi è passato, ma in realtà non ti è passato, hai semplicemente addormentato quella parte, diciamo così. Ah, interessante questo. E fondamentalmente non si è fatto neanche un vero e proprio allungamento muscolare, se noi per allungamento muscolare intendiamo proprio che il muscolo aumenti della sua lunghezza e rimanga più lungo, perché il muscolo in realtà è come un elastico, ecco, l'ho portato l'elastico così per farvi capire, magari meglio, cioè il muscolo è come un elastico, vedete questo è un elastico, ed è il nostro muscolo che ha questa lunghezza, cioè da dove, dove stanno le mie dita? Aspetta, com'è? Dove sta? Ok, così. Dove stanno le mie dita? Quindi il muscolo ha questa lunghezza qua, dalla mia mano destra alla mia mano sinistra. Se noi facciamo stretching si allunga, quando noi torniamo nella posizione normale lui ritorna alla sua stessa lunghezza. Quindi in realtà non abbiamo creato un allungamento, abbiamo probabilmente, se avevamo fatto un allenamento che accorciava la muscolatura, abbiamo favorito un po' il ripristino della fisiologia normale. Ma se noi vogliamo allungare la muscolatura intesa proprio come allungamento, dobbiamo considerare l'allungamento in maniera più globale, sia inteso come non i muscoli sono tutti collegati l'uno all'altro, quindi non si può allungare un solo muscolo e un altro no, è un po' una coperta corta, diciamo così. Se tu allunghi, per dire, i muscoli, soltanto il muscolo del polpaccio che è vicino alla caviglia, chiamiamolo polpaccio, diciamo così, è collegato a tutti i muscoli che stanno sopra. Quindi se i muscoli che stanno sopra sono retratti, semplicemente stiamo spostando la muscolatura. Non so se mi sto riuscendo a spiegare. Nel senso che non si sta allungando la muscolatura perché non la stiamo tirando da tutte e due le parti, da tutte e due i capi, ma solo da una parte, e quindi si sposta, diciamo così. Se invece noi vogliamo allungare globalmente, dobbiamo tirare da tutte e due le parti, quindi dalle caviglie alla testa, e dobbiamo cercare di fare in modo di coinvolgere non solo il tessuto muscolare, ma anche tutto quello che c'è intorno, quindi il tessuto connettivo, che non è elastico, ma è plastico. E essendo plastico, è deformabile, si dice. Nel senso che immaginate che è come una busta. La busta è fatta di plastica, no? Allora noi la plastica, se io adesso lo provo ad allungare come il muscolo, che succede? Si rompe.
ok? E si rompe, succede quello che spesso viene identificato come strappo, ma in realtà che diciamo incide sul tessuto muscolare, ma spesso anche sul connettivo. Che cosa succede? Siccome il connettivo contiene i muscoli, se questo connettivo è rigido, il muscolo che ci sta dentro è come se fosse ingabbiato in questa struttura, quindi più di tanto non si può né espandere, quindi fare volume, ipertrofia muscolare, né allungare, quindi procura retrazioni. E sono quelle situazioni in cui quelle persone si sentono proprio contratte, ingabbiate in loro stessi. Per fare questo allungamento che cosa si deve fare? Si deve allungare poco, vedete che si dilata, vabbè, mo ho allungato troppo, okay. Quindi per tanto tempo, non per 10 o 15 secondi, ma per 2 minuti, 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti, in maniera tale che poi quella zona rimanga allungata e dia possibilità poi al muscolo che sta dentro di espandersi. Questo concetto... Per fortuna, Giorgio, il nostro muscolo poi è più robusto della busta. Sì, infatti, per fortuna sì. E questo è il concetto che è alla base un po' dell'allungamento globale decompensato, che si usa in posturologia, diciamo così, e che però è quello che realmente dà dei benefici sotto il punto di vista della salute, più che lo stretching. Per cui, Giorgio, per capire, se io lo stretching inteso come... faccio una corsetta o faccio un po' di attività fisica, lo faccio, però lo faccio per aiutare solo a ripristinare più velocemente il muscolo che è andato un po' sotto, diciamo, sotto allenamento, per cui si è un po' irrigidito. Se invece voglio sviluppare muscolatura, allungarla, no? Togliermi quella sensazione magari di lì vanno fatti degli esercizi. Cioè, una persona è da molto tempo che è sedentaria, ha un po', così per dire, passatemi la battuta, di divanite. Ripristinare la muscolatura non è abbastanza fare un po' di esercizi qua e là, bisogna proprio lavorare esattamente per riportare l'equilibrio. Bisogna programmare. In genere io quello che consiglio sempre è di non fare mai un lavoro di forza e un lavoro di stretching nella stessa seduta, ma di fare sedute differenti. Cioè, se tu oggi, per esempio, io anche nel tuo caso magari ti consiglierei, se vai a correre, di fare uno stretching, diciamo, dinamico, quindi non statico, di non mantenere posizioni per lungo tempo, ma di fare uno stretching più dinamico, dove fai movimenti di oscillazione, dove allunghi e contrai la muscolatura velocemente, sempre in maniera controllata, diciamo così. E poi magari il giorno dopo fai un allenamento, una mezz'oretta, 20 minuti, solo di stretching e mobilità articolare. Così ti focalizzi solo su quella cosa, ci stai più tempo, no? 10 secondi, ma cerchi di starci almeno 40-45 secondi a postura, ripetuto per più volte, perché anche quello, cioè magari un errore comunemente che si fa 10 secondi una gamba, 10 secondi l'altra, a posto, fatto, doccia e ciao. Invece anche e non è opportuno fare 3 serie da 15 secondi, da 20 secondi, poi dipende dalle persone, anche lì va programmato, perché... anche nello stretching è uno stimolo allenante che in base alle dosi che vengono somministrate avrà un effetto, se no probabilmente niente, ti sei mosso, diciamo così. Ok, beh, oggi abbiamo portato via delle informazioni importanti anche per la diversità, cioè solo la stretching dietro c'è un mondo, c'è un lavoro, cioè va bene che poi credo ci siano, qui magari mi correggi, perché il Pilates, lo yoga che vanno, magari sono attività fisiche che vanno sul lavoro della flessibilità muscolare. Sì, giusto. Sì, sono, diciamo, il Pilates, lo yoga, la ginnastica posturale in genere, eccetera, e tantissime arti orientali, diciamo così. Prendono sicuramente spunto, diciamo così, da questi concetti che vi ho detto. E poi vengono applicati, come dire, intrecciandoli anche con altri concetti di mobilità articolare, di stabilità, perché poi la mobilità, per esserci in mobilità ci deve sempre essere prima stabilità, se non c'è stabilità non ci può essere mobilità, per cui il Pilates, così come, infatti il Pilates, non so se c'è qualcuno che ci sta ascoltando che fa Pilates, si concentra molto comunque sul potenziamento del core, sulla stabilizzazione delle articolazioni, e poi sull'allungamento, anche sulla flessibilità e sulla mobilità articolare. Diciamo che tutto comunque è un'armonia, cioè man mano che andiamo avanti con queste tre, capisco sempre meglio l'armonia del corpo, cioè
non è che sì, poi voglio, sono debole qua, allora lavoro solo qua, devi comunque sempre compensare. Ma ragazza ci chiede, e poi andiamo alla chiusura di questa intervista interessantissima, per noi donne appassionate e praticanti il CrossFit, qualche suggerimento? Qualche suggerimento sotto il punto di vista dello stretching? Cioè, immagino di sì. Nel senso, il CrossFit è un'attività, ponendo, diciamo, dipende come viene fatto, ponendo che viene fatto in senso stretto quello che viene considerato CrossFit, quindi un'attività ad altissima intensità, sicuramente bisogna diciamo inserire nella vostra programmazione di allenamento delle giornate di compensativa, cioè di ginnastica compensativa, che vada a rilassare quei tessuti muscolari altamente stressati. Lavorare molto sulla mobilità articolare, soprattutto delle spalle, che vengono sollecitate tantissimo in tutti i movimenti di trazione, di thrust, di tutti i movimenti che si fanno overhead, cioè con le braccia, con le mani sopra la testa. E fare delle sedute di allungamento globale decompensato, che per darvi un'idea generale, ma chiaramente molto banalizzata e minimizzata, sono quelle posture che si fanno le posizioni a squadra che ogni tanto qualcuno avete visto magari mantenere, cioè che sono sdraiati con le gambe tese contro il muro e tengono questa posizione di squadra, è una delle posture, delle posture che viene utilizzata per allungare globalmente tutti i muscoli diciamo dai piedi fino alla testa. Considerate che spesso nella mia pratica ho risolto problemi di persone che soffrivano di cervicalgia lavorando sulle caviglie, cioè sui muscoli delle caviglie, sbloccando le caviglie e lavorando sulla catena posteriore, dai polpacci principalmente, perché la catena più retratta che tirava, si è risolto il compenso che veniva creato a livello cervicale. Quindi questo per dire, nel CrossFit è difficile dire, bisogna vedere questa persona che fa CrossFit che problematiche ha, che tipo di biotipo, che costituzione ha, cioè come svolge allenamento, se ha problemi su determinati esercizi, e capire in quell'esercizio il problema a cosa è dovuto, cioè magari perché ha una scarsa mobilità di caviglia, di anca, di spalla, e quindi poi andare a lavorare su quella componente per poi far sì che il movimento non venga compensato da altre cose, che quindi può provocare poi dolori e problematiche. Comunque le persone che poi fanno CrossFit, almeno quelle che conosco io, appassionate, sono in questo gruppo, sono persone seguite da persone esperte, per cui tra l'altro stamattina mi sembra di aver visto una foto di Alice che era proprio a squadra, cioè stesa, rossissima, perché probabilmente ha fatto un bel lavoro, e con i piedi per aria appoggiati contro un muro, per cui l'esercizio che dicevi tu. Il CrossFit non credo che nessuno si avventuri a farselo da solo guardando dei video di YouTube. Mi raccomando, non fatelo. Se decidete di fare delle attività così intense, affidatevi a persone specialisti, ok? Persone specializzate, personal trainer, persone come il nostro Giorgio, che anche oggi ci ha regalato 35 minuti. Giorgio, fantastico. Il prossimo mercoledì troveremo un altro argomento, perché qui si apre un mondo, perché credo che di stretching a questo punto ne potremo parlare. Cioè, già questo fatto che puoi risolvere un problema, che adesso devo parlare con una persona, di cervicale partendo dalle caviglie, è una cosa piuttosto interessante, insomma, sì, perché sono tante persone che soffrono. Che magari purtroppo è molto difficile farli online, però ci sono dei test molto, cioè che fanno capire bene questa situazione, perché cioè, da determinate posizioni, vedendo in che modo si riesce a ruotare la testa e fino a che punto, poi facendo un trattamento sulle caviglie, riproponendo il test, la mobilità della testa aumenta in maniera, cioè, istantanea dopo 5 minuti. Quindi questo fa capire come il lavoro globale incida in maniera importante, cioè fare i lavori settoriali non risolve mai il compenso. Mi viene in mente il fatto dei tiranti, no? Parlavamo del core, della parte centrale del corpo che ha dei tiranti, ma credo che alla fine qui è tutto collegato, è un miracolo questo corpo. Il concetto è esattamente quello, cioè i muscoli tirano e tirano sulle articolazioni, sulla struttura scheletrica, quindi se un muscolo tira di più, si tira quella parte ossea di più e magari fa sbilanciare il bacino, lo fa ruotare, si tira una vertebra più avanti, più dietro, a destra, a sinistra, può anteporre una spalla, cioè i muscoli sono fortissimi, cioè esprimono tensioni incredibili, esagerate, ma voi pensate, per esempio,
a una persona spastica, non so se voi avete mai visto una persona spastica, è impossibile, se voi provate a stendergli il braccio è difficilissimo, perché la forza dei muscoli è veramente impressionante. Ti ringrazio Giorgio per questo tempo che ci hai dedicato, a te i saluti, proprio questi pochi secondi. Spero insomma di essere stato chiaro, di aver lasciato qualche messaggio, qualche input magari, che vi crei anche qualche curiosità che potete poi chiedere o potete poi informarvi, o qualche input che vi possa far migliorare un po' nel vostro allenamento, e niente, è stato un piacere e vi auguro buona giornata.